Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Qualche avviso parrocchiale. Ieri andai a San Damiano Piacentino. Molti di voi sanno di che cosa si tratta. Io c'ero andato 2 volte da bambino, circa 10 anni, credo. Comunque sia, quel luogo mi è caro. Ieri c'era il rosario. Grande fu la mia gioia nel constatare che lì non si dice il Padre nostro camuffato. E oggi è la mia intenzione invitare tutti quelli del piccolo resto a venire a San Damiano dalla Madonna delle Rose. Purtroppo, a un certo punto, ho sentito quello che guidava il rosario pregare per il Papa perché possiamo essere fedeli ai suoi insegnamenti. E allora mi sono cascate le braccia, perché è chiaro che loro per Papa intendono l'impostore. Mi chiedo fino a quando continuerà questo inganno. Possibile che non ci sia un santuario mariano in tutto il mondo dove non ci sia la presenza maligna e satanica dell'impostore? Tra l'altro, ho visto che non c'è più acqua. È la siccità? O c'è qualche altro motivo? Sarei grato se qualcuno del piccolo resto della zona me lo facesse sapere. Armiamoci di pazienza perché il lavoro da fare per aprire gli occhi alle persone è ancora immenso, ma non ho finito con gli avvisi, ce n'è qualche altro. Qualcuno me l'ha detto a Milano, del piccolo resto, o qualcuna ha pensato che nel mio intervento di mercoledì scorso, non mercoledì questo, dove ha parlato Don Enrico, ma il mio precedente, io mi sia mostrato scettico nei confronti di padre Alessandro, PA. Qualcuno non ha capito questa sigla, alle volte uso le sigle GP, PA, MS, per fare prima. E fossi scettico nei confronti di padre Alessandro come grande prelato. Non è questo il mio pensiero. Io ho voluto semplicemente esprimere un po' di diffidenza per tutti quelli che lo hanno acclamato GP e poi lo hanno tradito. Non solo lasciandolo, ma anche mettendosi a remare contro, talvolta con delle vere falsità. Ora, vedere questo mi fa un po' di stizza, perché mi sembra che il loro comportamento, oltre che immorale, sia molto simile a quello degli adulatori, che è una categoria che io non sopporto. Il secondo pensiero che volevo esprimere è che, per ora, poco importa che sia lui indicato dalle profezie, o almeno a me non sembra la cosa più importante ora, per ora. Ovviamente non escludo che lo possa diventare in un prossimo futuro anche molto vicino. Se è profetizzato, se è vera profezia, si realizzerà. Più andiamo avanti e più le cose si chiariranno. Detto questo, per me, padre Alessandro, ha tutti i numeri per essere il grande prelato, però mi sembra più urgente, invece che proclamarlo tale dal basso, primo, secondo, a me pare più urgente che un vescovo venga a imporre le mani a qualcuno di noi, visto che finora i vescovi sono o paurosi, o complici, o affaristi. Dicevo che almeno uno con 3 mesi di vita venga a imporre le mani a qualcuno di noi. Perché ho detto con 3 mesi di vita? Perché almeno così non avranno paura di perdere lo stipendio o di essere scomunicati visto che hanno già un piede sulla tomba. Sinceramente non capisco i vescovi. Non capisco perché nessuno parli pubblicamente senza peli sulla lingua. Sono tutti massoni, non c'è altra spiegazione. Nessun vescovo cattolico può celebrare la messa in unione con il diavolo, perché quello seduto in Vaticano è un diavolo, è un Giuda. Uno di voi è un diavolo, ha detto Gesù parlando di Giuda. Ditemi voi se Bergoglio non è un Giuda. E i vescovi che fanno silenzio sono come Giuda, né più né meno, fanno schifo e Dio li vomiterà dalla sua bocca. Terza cosa, mi pare più urgente attendere, ovviamente non con le mani in mano, che Dio intervenga. Non so come, ma Dio sa come intervenire. In conclusione, nessun scetticismo, almeno per ora, nei confronti di padre Alessandro. Ovviamente sul GP ci possono dire molte altre cose, ad esempio il grande prelato sarà solo un sacerdote, un vescovo che raduna il popolo fedele, o avrà anche il munus petrino. Coincide col Petrus Romanus o no, tutti problemi. Per
sui quali si può fare una catechesi a parte. Io vado avanti giorno per giorno, celebro e confesso. Dico a tutti che Don Rodrigo non è il Papa. Se il Signore vuole che faccia qualcosa di più, me lo farà capire, magari per ultimo come San Tommaso. Spero di aver dipanato il dubbio che a qualcuno è venuto e che me l'ha detto a Milano. Altro avviso, l'ultimo, prima della predichetta. Pensavo di celebrare questa messa nella ex chiesa, o nella chiesa sconsacrata di Bergamo, o meglio della provincia di Bergamo, dove l'anno scorso vi ho chiesto di pregare per la mia scomunica. Non arriva niente, pazienza. Mi accontenterò della sospensione a divini, cioè della medaglia di bronzo invece che della medaglia d'oro. Vi assicuro però che non ho nessuna invidia per i miei confratelli che sono più avanti di me nelle sanzioni, nelle condanne. Bisogna fare la volontà di Dio. Se Dio non permette che io sia scomunicato, pazienza. Può darsi che con me i massoni vaticani hanno deciso di passare direttamente alle armi da fuoco. E così in un colpo solo supero tutti i miei confratelli con il martirio. Se volevo la scomunica, era solo come una carta da bollo che dice chiaramente che io non sono in comunione scomunica con il diavolo chiamato Bergoglio. A questo punto c'era la predica di mercoledì su San Giovanni Leonardi, devo saltarla perché tante volte l'uomo propone e Dio dispone, e passiamo a quella di oggi. Oggi, oltre che essere l'anniversario dell'inizio del Vaticano II, si ricorda la festa della Divina Maternità di Maria. Come festa è abbastanza recente, istituita nel 1931 dal Papa Pio XI. Come dogma di fede è stato proclamato ad Efeso nel 431 d.C. Come realtà è sempre stata vera dal giorno dell'Annunciazione, quando lo Spirito Santo scese su Maria, dopo o in concomitanza con le parole dell'angelo Gabriele. Questa verità è stata subito creduta nel Vangelo, perché Santa Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò alla vista di Maria: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Non ha detto la madre di Gesù, ma madre del mio Signore. Ebbene, la Chiesa ha sempre creduto questo, infatti da sempre la chiama Madre di Dio, o Dei Genetrix, o Theotokos. Il dogma è nato perché qualcuno cominciava a mettere in dubbio questa verità, come il patriarca di Costantinopoli Nestorio. Questa divina maternità ci inabissa ancora una volta nell'ineffabile mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Dio poteva apparire sulla terra per darci i suoi insegnamenti e invece ha voluto incarnarsi, farsi uomo in carne ed ossa. È nato da donna, dice San Paolo, da donna. Tutti noi veramente siamo nati da donna, ma è significativo che non si citi San Giuseppe. Anche l'Evangelista Matteo fa capire molto chiaramente che San Giuseppe, pur sposo di Maria, non c'entra nulla con la nascita di Gesù. Dice Matteo: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. E come sapete, altri testi del Nuovo Testamento parlano di questo concepimento virginale. Gesù è nato da Maria, figlio del Padre nell'eternità, figlio di Maria nel tempo. Maria è madre di Dio perché la natura umana da lei generata è unita alla persona divina del Verbo. Si può dire, e la Chiesa lo dice, che Maria è madre di Dio. Ma è anche madre nostra, perché noi formiamo in Cristo un solo corpo di cui lui è il capo. San Pio X ha un'espressione molto bella e anche forte, direi, riguardo a questo. Scrive San Pio X: noi tutti che siamo uniti a Gesù Cristo e che siamo membra del suo corpo, siamo usciti dal seno di Maria come un corpo unito al suo capo. Essa è la madre di tutti, madre spirituale, ma veramente madre delle membra di Cristo. Dunque Maria è madre di tutti noi. Conclusione. Amiamo nostra madre. È vero che talvolta ci sono rapporti conflittuali dei figli o delle figlie con la mamma o viceversa.
Ma dovrebbe essere l'eccezione. Mi è capitato 2 o 3 volte nella mia vita di sentire qualche mamma desiderare la morte del figlio. Perché? Perché le rendeva la vita un inferno. Normalmente però le mamme amano i figli e i figli amano le madri. Noi non possiamo avere dubbi sul fatto che Maria ci ama. Ce lo ha dimostrato al Calvario e ce lo dice continuamente nelle sue apparizioni. Ricordo ancora una volta l'espressione bellissima detta a Međugorje: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Da parte nostra onoriamola con i fiori e soprattutto con i fiori delle Ave Maria. Le Ave Maria sono preziose perché sono parole dette a Maria da Dio stesso. Infatti l'angelo Gabriele fu mandato a Maria da Dio, dice il Vangelo. E Santa Elisabetta, quando disse quelle belle parole, era piena di Spirito Santo, cioè piena di Dio, lo Spirito Santo è Dio. Ripetiamo dunque queste belle parole 10.000 volte al giorno. Queste parole portano pace, portano conforto, portano serenità. Se tutti gli uomini dicessero il rosario anche alla von der Leyen e anche a Kamala Harris, le cose andrebbero molto meglio nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.